come sono contento e fiero ogni volta che vedo che i comunisti fanno qualcosa di buono per il popolo e insieme col popolo. L'apporto, comunque configurato, di ideali cristiani, di libertà e di giustizia, sia un apporto originale ed insostituibile, senza del quale sarebbe impoverita la vita del nostro paese. Continua la campagna di Tribuna Politica con le comunicazioni di apertura della campagna elettorale da parte dei rappresentanti delle varie liste partecipanti alle varie coalizioni politiche. All'Hotel Orvieto è stata la volta di Scelta Civica, che sostiene la candidatura di Giuseppe Germani per il centro-sinistra. Presenti, oltre al candidato sindaco, anche la vicepresidente del Senato, Linda Lanzillotta, esponente di spicco di Scelta Civica, che è stata introdotta da Cristina Calcagni, leader di Scelta Civica di Orvieto. Presente anche la coordinatrice provinciale, Chiara Grisci. Il primo tavolo che il candidato sindaco Giuseppe Germani ha convocato il 15 marzo ultimo scorso di coalizione, avevamo presentato al candidato alcuni spunti, alcune nostre macro idee su quello che può essere, diciamo, il programma di rilancio della città di Orvieto, in attesa che insieme agli altri spunti forniti dai partiti che comporranno la coalizione in appoggio alla candidatura di Germani, lo stesso Germani come leadership potesse fare, diciamo, un grande lavoro di ricezione di queste idee, di questi spunti programmatici, per fare un programma suo che poi condividerà ovviamente con la coalizione, e al fine di presentare un programma unico, che è il programma del sindaco. Questo sarebbe l'obiettivo che ci piacerebbe portare avanti. E siccome tale programma, ripeto, contiene delle macro idee, non siamo scesi nel dettaglio degli singoli argomenti che dovrà trattare la futura amministrazione comunale, e io oggi mi sono permessa di portarvi qui una copia, che è quella che abbiamo consegnato a Germani, dove gli argomenti che ci stanno più a cuore sono, diciamo, il patrimonio artistico, culturale e immobiliare della nostra città. Tant'è che il titolo che abbiamo dato al nostro programma è Trasformare l'esistente per ridisegnare Orvieto. Questa è una città dove in continuazione, noi sentiamo nelle varie campagne elettorali, non manca nulla. Abbiamo tantissime cose che ovviamente, se riorganizzate, possono produrre un risultato diverso di quello che hanno prodotto attualmente. Per esempio, non siamo scesi nel dettaglio del comparto turismo, perché questo lo riteniamo un punto fondamentale nel programma di governo della città, e con il candidato Germani noi abbiamo già avuto degli scambi confortevoli su quelle che sono le sue idee, che poi quando sarà il momento ne parlerà lui, a partire dalla tassa di soggiorno, che in più occasioni abbiamo detto che sicuramente va ripensata, soprattutto nella logica di chi paga la tassa di soggiorno e delle attività ricettive che ci sono sul territorio, che ovviamente hanno costi diversificati, e quindi la tassa di soggiorno così come impostata è iniqua. Questo noi l'abbiamo detto, io so che il candidato sindaco Germani ha già un bel progetto, quando sarà il momento ne parlerà lui, pertanto non esiste nel nostro programma, proprio perché quello che lui ha pensato lo sposiamo appieno. Quindi noi sosterremo la candidatura di Germani, con lealtà ovviamente, sappiamo che è una persona per bene, una persona che con semplicità si è posta all'attenzione della città di Orvieto. L'unica cosa che mi sento di chiedere a Giuseppe, ma lo faccio così in amicizia, il 26 maggio, se lui dovesse vincere questa sfida, io vorrei che Giuseppe Germani fosse il sindaco di tutti. Questa è una cosa che ci tengo, perché questa città ha bisogno di essere ripensata, ma ha bisogno anche di riconciliarsi. Questa è una cosa, purtroppo i toni del Consiglio Comunale degli ultimi 3 anni sono stati molto alti. Ci piacerebbe una discussione in Consiglio Comunale con toni più pagati, che favoriscano entrambi gli schieramenti, sia quelli di maggioranza sia quelli di opposizione, per un rilancio insieme della città di Orvieto. Sono molto interessata a sentire il candidato sindaco, perché non ci conoscevamo,
faccio gli auguri in bocca al lupo, credo che sia, cioè, io ci tenevo a essere presente a sostegno di questa lista che Cristina Calcagni, che è la nostra responsabile ad Orvieto, ha promosso col solito entusiasmo che la caratterizza. Credo che abbia fatto delle battaglie importanti nel corso di questi anni per la trasparenza, per la buona gestione, quindi il fatto che ci sia da parte sua e di Scelta Civica l'appoggio a un candidato è un po', come dire, un marchio di qualità, senza nulla togliere, ma perché in effetti questi, come dire, sono requisiti che io credo siano assolutamente indispensabili per la buona amministrazione. Orvieto ha subito un evento calamitoso molto grave che ha colpito la sua economia, la sua vita civile. Questo luogo, mi dicevano, che peraltro è molto bello, è stato un allestimento credo molto sì, bello, vivace eccetera, è stato invaso dal fango e si è ritirato su. Questo è il segno, come dire, di un'operosità, di una fiducia che va rianimata, evidentemente, che c'è nella città e che va rianimata da una politica che dia una prospettiva di opportunità di crescita, di sviluppo. Quindi c'è bisogno di progettualità, credo, perché è una città che ha delle bellezze, ha patrimonio culturale importante, ha un nome che può essere speso, ha la bellezza del paesaggio, di tutti gli asset tipici dell'Umbria, che devono però non possono essere lasciati come una rendita, devono essere messi a sistema in un progetto di valorizzazione e essi stessi essere valorizzati. Credo che le idee che sono in questo dossier che io ho avuto modo di vedere sono molto interessanti, possono mobilitare delle risorse pubbliche, ma credo anche private, se ci si lavora con intelligenza. E quindi il sindaco o il candidato sindaco, io faccio gli auguri di essere presto chiamato sindaco, può forse spingere su queste idee per presentare un progetto che dia fiducia. Credo che fiducia sia un po' la parola di questo periodo, quella che dovrebbe dare la politica. Il nuovo premier punta molto su questo, no? Sul dinamismo, sul riacquistare fiducia in se stessa come paese e scrollarci in questo modo un po' questo senso di declino, di depressione che ha preso tanti e che influisce sulle aspettative anche nell'economia, perché l'economia vive di percezioni, di quello che si vede nel futuro, se c'è voglia di investire, di fare, di intraprendere. E quindi credo che bisogna dai territori dare un effetto moltiplicatore a questa spinta che si sta tentando di dare a livello nazionale, che io ho fiducia che riesca, perché abbiamo degli asset strategici importanti, abbiamo delle potenzialità, abbiamo anche delle difficoltà, quindi a livello nazionale bisogna dare una nuova cornice entro cui poi le singole iniziative anche a livello territoriale possano riprendere slancio e ripartire. E credo che la sintonia con quello che sta avvenendo a livello nazionale può essere anche uno slancio politico per la campagna elettorale, no? Rispetto a un'amministrazione che è apparsa quando è nata un elemento di novità, ma poi non ha mantenuto le promesse che l'avevano fatta vincere, anzi si è un po' attardata sui vecchi sistemi, sul personale politico tradizionale. Ecco, adesso quello era un'esperienza civica deludente, oggi ritorniamo alla politica per invece costruire un'amministrazione più dinamica e che dia speranza anche ai giovani, perché poi il problema è questo: creare condizioni e opportunità che siano poi una prospettiva per i giovani che anche da questa regione scappano.
Noi abbiamo fiducia nel candidato, lo supporteremo cercando, ecco, questo come profilo politico, di attrarre un elettorato trasversale, proprio perché occupiamo questo spazio centrale sul piano politico, attrarre un elettorato civico, quindi non solo che si riconosce in un partito, ma che quindi come lista parla a settori più ampi della città e che quindi può ritrovarsi in una coalizione larga con la voglia del cambiamento. Subito dopo l'intervento della senatrice Lanzillotta ha preso la parola Giuseppe Germani, che ha riconfermato la volontà di costruire una coalizione trasversale a tutte le forze che hanno condiviso il suo programma e ha ribadito il nuovo ruolo del partito che, dopo il risultato elettorale delle primarie, ha mostrato una indiscutibile consapevolezza e maturità storica e politica nello sforzo di mantenere unite le varie correnti al suo interno, tanto che lo stesso rivale di Germani alle primarie, Andrea Taddei, è stato designato come esponente capolista. Il nostro lavoro è quello di ridare fiducia, voglia, slancio a una città che secondo noi negli ultimi anni è molto molto addormentata. Fiducia e slancio perché c'è la necessità, c'è la voglia, ci sono tante risorse che possono essere utilizzate per arrivare a questi traguardi. Ci sono tanti giovani che, al di là di come la pensiamo, invece vogliono dare il loro contributo. Io in questi giorni li sto trovando e sabato sera mi è successa una cosa che era tanto tempo che mi doveva accadere, cioè arrivando in un locale del centro storico un gruppo di giovani è venuto vicino perché voleva parlare di politica, che ad Orvieto e credo anche in Italia è complicato, no? È difficile. E questo ci fa ben sperare e questo è l'entusiasmo che a 50 anni vorrei mettere nella vita politica di Orvieto. E quindi su questa cosa penso di fondare il lavoro dei prossimi giorni, delle prossime settimane, dei prossimi mesi, con tutte quelle possibilità che Orvieto ha. Orvieto è una città che ha molte potenzialità e quindi il rammarico che c'è ad Orvieto è quello che in una crisi così mondiale, nazionale, europea, però alcune cose possono essere fatte ad Orvieto per mitigare questa crisi. Non è vero che non si può fare nulla perché mancano, sempre ci viene detto, le risorse. No, alcune cose possono essere fatte, anche cose che possono permettere ad Orvieto di riprendere quel ruolo importante che ha di ruolo guida di un comprensorio molto più grande. Dentro questa coalizione, che fortunatamente questa volta non è come è accaduto negli anni precedenti, c'è una forte coesione, siamo riusciti a tenere insieme e i nostri detrattori avevano questa paura del PD che non si sa che cosa... No, siamo uniti perché probabilmente è cambiata anche generazione, ce lo dobbiamo dire. Quindi chi in questo momento sta nel PD ha una visione differente, abbiamo fatto le primarie, ci siamo divisi sulle primarie, ma poi in questo momento abbiamo tutti quanti condiviso un progetto per riavere il ruolo centrale nella città di Orvieto e così via, anche con i partiti di sinistra, no? Che sembrava che all'inizio volessero fare una cosa autonoma, nella realtà si stanno organizzando per dare il sostegno al candidato di centrosinistra. E quindi su questo siamo molto fiduciosi, abbiamo molte idee che vanno in una linea unica, che è quella dello sviluppo economico e di cercare di creare nuovi posti di lavoro, perché l'emergenza principale di Orvieto e del suo comprensorio sono la mancanza di lavoro e il fatto che tantissime persone sono costrette a andare verso altre città, altri luoghi per svolgere il loro lavoro. Quello che non possiamo permetterci di continuare a dire che non si possono fare le cose esclusivamente perché mancano risorse. Io credo non si possono fare le cose molto spesso perché mancano le idee. Rispetto, insomma, a quanto avete detto voi, c'è poco da aggiungere, se non il fatto che senza dubbio Scelta Civica è un partito che si caratterizza per l'indubbia qualità delle persone che, diciamo, lo compongono e di cui qui abbiamo un illustre rappresentante.
E quindi quello che voglio comunque sottolineare è il fatto che Cristina, ritengo che qui Orvieto ci possa rappresentare e ci stia rappresentando nel miglior modo possibile.